Bentrovati. Mondo Galoppo è nato per esaltare il galoppo e riavvicinare il pubblico, la gente, a questo sport meraviglioso. Lo ribadisco, questo sport, perché è uno sport meraviglioso. Domenica a San Siro il galoppo è stato esaltato dal tocco magico di Lanfranco Dettori, il fantino simbolo del galoppo mondiale. Ha vinto il premio Federico Tesio, gruppo 2, sui 2200 metri della pista grande milanese, con un cavallo italiano, Tempesti, e con i colori della razza Dormello Olgiata, giubba bianca, croce di Sant'Andrea rossa e berretto rosso. È una vera favola per tutto il galoppo italiano e per la stessa Dormello Olgiata, che non aveva mai vinto il premio intitolato alla memoria del suo allevatore, allenatore simbolo, Federico Tesio, appunto, che ha segnato un'epoca. Ma un'altra favola è stata scritta domenica 13 novembre e sta nell'impresa di Bahia del Sol, che dopo il ritiro del 4 anni tedesco Western Soldier, vittima di un lieve inconveniente venerdì scorso, ha dato grande sapore, un sapore intenso al premio del Piazzale Memorial Enrico Camici, gruppo 3 sul miglio allungato in pista grande. La lunga e progressiva accelerazione del 3 anni di Alduino e Stefano Botti è iniziata ai 400 metri ed è stata semplicemente devastante, come potete vedere da queste immagini. Ha proiettato il figlio di Fe Gurca e Bahia in un'altra dimensione. 6 lunghezze davanti a tutti gli altri. Il suo interprete è stato splendido ed oggi ci ha portato la coppa. La vedete qui nel nostro studio, abbiamo la coppa che è stata data al fantino vincitore del premio del Piazzale Memorial Enrico Camici 2022. Il fantino è qui, è Sergio Urru. Grazie per grazie essere con a voi. Noi. Grazie Sergio. Grazie. Grazie, è stato devastante in questa corsa. Riviviamola insieme. Sì, più che sono stato devastante, è stato devastante il cavallo, perché devo dire che è davvero un signor cavallo. Io l'avevo montato al rientro, quando sono arrivato secondo, avevamo perso dallo straniero, però rientrava insomma dalla stagione primaverile. E lì mi aveva già dato un bel segno di, insomma, che poteva galoppare. Non pensavo migliorasse dopo 3 corse che ha fatto così tanto, perché l'altro giorno mi sono presentato davvero con del buono in mano a 400 metri dal palo. Bahia del Sol, mai peggio che terzo nella sua carriera, 11 corse, non si era mai cimentato in una corsa di gruppo e nelle listed si era solo piazzato. È stato devastante, ti sei alzato a 100 metri dal palo. Che cosa è stato determinante per vincere questa coppa, la coppa che abbiamo qui in studio oggi? Ma sicuramente è stato determinante il terreno, perché lui penso che lo faccia molto bene. È un cavallo che è cresciuto molto rispetto alla primavera, quando comunque sembrava, quando ha fatto anche il premio Pisa, sembrava quasi in difficoltà, traguardo lontano. Invece adesso è migliorato tanto fisicamente e mentalmente, senti proprio un cavallo forte, un professionista, perché aprono le gabbie e non fai fatica, diciamo, a metterti sui primi, perché è un cavallo che viaggia abbastanza brillante. E poi ecco, c'ha questa forza che quando gli chiedi lui arriva comunque 400 metri dopo che se l'è fatta, diciamo, anche tutta in avanti, che riesce ancora a accelerare, ecco. Per te era la seconda pattern della carriera. Raccontaci la prima. Era il 2018 con Ojuk, un grande cavallo, anche lui. L'avevo montato al debutto arrivando dietro. Poi avevo vinto la Maiden, ero secondo nel Gran Premio d'Italia.
sui 2400 metri, poi l'avevano ripresentato in autunno, aveva vinto un handicap limitato contro gli anziani con 63 kg. E da lì poi abbiamo provato il Sunledger e anche lì nel Sunledger mi sono presentato a 400 metri dal palo, che ancora ero l'unico che tirava, c'erano i tedeschi, ma non c'è stato niente da fare per loro, ecco. Ogiuk che tende a passare su Valagiani, Ogiuk su Valagiani, Ogiuk che è passato su Valagiani, che prova ancora a tenere botta, ma è Ogiuk che è passato in vantaggio, Ogiuk che domina il Sunledger italiano su Valagiani, Tirano ed Ernesto, tutti dell'ordine. Gran successo da parte di Ogiuk, Sergio Urro in sella che fa tutto bene. A San Siro domenica ho raccolto le tue parole a caldo e di fianco a te in premiazione c'era un altro Sergio. Un altro Sergio del galoppo italiano, chi potrebbe essere? Sergione Dettori, vediamo che cosa avete detto. Che emozioni vincere Piazzale, Sergio? Beh, prego, tu che ne venti di più. È forte, è forte. Sergio? Sì, decisamente è una bella emozione, poi col cavallo di scuderia, ecco, è un valore aggiunto, un signor cavallo, devo dire. Com'è stata la corsa? Ma corsa, lui è un cavallo molto veloce a partire, abbiamo trovato subito posizione al lato del battistrada, mi sono presentato ai 600 che andavo davvero bene e quando ho cominciato a accorciare le redini lui ha sempre allungato e oggi penso che abbia fatto la differenza. Sergio Dettori è il fratello del mostro Gianfranco Dettori e quindi è lo zio di Lanfranco Dettori, nonché il papà di Diego Dettori, ex Fantino, ora allenatore. Tu Sergio hai affrontato sia Diego Dettori in corsa, ma anche Sergione Dettori. Che ricordi hai di loro? Com'erano in pista? Ma sicuramente Sergio è un signor Fantino che insomma potrebbe ancora insegnare qualcosa a qualcuno. Sono, prima i Fantini forse erano davvero più cattivi, c'era più concorrenza, c'erano più cavalli, più scuderie, quindi davvero era, credo, molto più difficile. Io poi con Sergio ci ho montato qualche anno e quindi poi lui aveva smesso. Però ecco, un signor Fantino. Diego purtroppo aveva il problema del peso e lui, anche lui avrebbe potuto sicuramente fare la sua carriera, però quando ti trovavi sempre a calare 2 kg, 1 kg, 2 kg, 2 kg e mezzo, quando ha visto che è diventata davvero difficile, diciamo che ha fatto bene a fare quello che sta facendo, perché insomma i risultati per ora stanno parlando chiaro. Una cavalla come Wakanaka poi non capita tutti i giorni e quando capitano bisogna anche saperli far vincere, quindi penso che Diego abbia fatto bene, ecco. Wakanaka l'abbiamo seguita nel corso della diretta, proprio qui dagli studi di Ecos, della Breeders' Cup e ha vinto l'ultima corsa di quel convegno stellare. Vorresti montare negli Stati Uniti? Ti piacciono gli Stati Uniti? Ma io non ho mai montato negli Stati Uniti, però sentendo qualche collega così, lì fanno corse decisamente diverse. Qua forse sono più tattiche, lì il favorito, cioè Paraocchi, va sullo steccato, partire, camminare, chi è più forte vince. Abbiamo parlato della famiglia Dettori e a proposito di famiglie di Fantini, eccovi un altro bel quadro che abbiamo colto domenica a Milano. Non è mancato l'abbraccio fra un padre e un figlio. Da una parte Pietro Cadeddu, Fantino in ostacoli qualche anno fa, e dall'altra il giovane Michael Cadeddu, ex stella della Fiction. Interpretava Ciccio nel Medico in Famiglia. Ha voluto ripercorrere le orme paterne. Pietro, quanto orgoglio c'è in questo ragazzo? È moltissimo. È tutto un orgoglio. Come l'hai fatto crescere? Ma diciamo che si è fatto un po' da solo, Mick, perché non è che eravamo proprio convinti di farlo diventare Fantino. È stata tutta una sua scelta e beh, meno male che è riuscito, dai. Allora, Michael, è stata una tua scelta? Sei riuscito a diventare Fantino? Ci provo. Beh, stai vincendo corse importanti, hai vinto sempre corse importanti, sei in Germania. Parliamo dei tuoi inizi, ricordaci un po' i tuoi inizi e la tua emozione di essere qui oggi a San Siro. Beh, io ho iniziato da gentleman, perché facendo la televisione, poi studiando, ho preso la carriera da gentleman, giustamente, come mi era stato consigliato anche da tutti, sia dalla famiglia che dai partecipanti più importanti qua dell'Ippica. Perché non si sapeva neanche se magari rimanevo leggero, diventavo più pesante, eccetera, eccetera.
Dopodiché questa voglia, però questa adrenalina che ti dà le corse, questa voglia di perfezionarsi, di diventare meglio, poteva solo continuare facendo poi professionista. Sono riuscito poi, oltre a, insomma, ad avere un passaggio da professionista dopo aver montato anche in Siepi proprio come papà, e sono passato poi alla carriera da professionista in piano. E in Italia, sfortunatamente, magari anche per il passato da gentleman ed attore, o col nome che c'aveva papà, così era un po' difficile, e l'ipica non era così, diciamo, propensa per me. Ho deciso di provare appunto all'estero e mi sono sempre trovato bene in Germania, già nel 2008, poi nel 2011, e ormai con moglie così sono definitivamente su, e la carriera, ecco, va bene, si va avanti, alti e bassi come sempre, però tornare a casa anche a volte senza chance, però si fa volentieri. Ipica italiana e ipica tedesca, differenze? Differenze, l'ipica italiana c'ha quella cultura che proviene direttamente probabilmente anche dalla genealogia, quindi hanno veramente un altro piano per quanto riguarda quello. L'ipica italiana è una storia, sfortunatamente ancora messa un po' in difficoltà, e la politica di certo non l'aiuta molto. Speriamo nelle risorse, speriamo che piano piano si riprenda bene, perché è sempre, anche venire qua a San Siro, si guarda com'è, uno degli ippodromi più belli d'Europa. La ricetta di Michael Cadeddu per il rilancio dell'ipica italiana? Oddio, adesso su due piedi non ne ho, io pubblicità e cavalli. E personaggi come Michael? E ricordo di Pietro, grande fantino in Siepi, che ci ha regalato tantissime emozioni e montava con grande passionalità, come sta facendo Michael. Grazie. Grazie. Ciao. A te. Ciao. È sempre bello vedere un padre fantino e un figlio fantino, si sono tramandati il sapere, l'arte. È successo così anche a Sergio Urru, che è nato a San Siro, eh? È nato dentro San Siro praticamente, vero Sergio? Raccontaci i tuoi inizi e parlaci, c'è anche una chicca che lega Pietro Cadeddu alla tua famiglia. Sì, decisamente mio padre ha iniziato molto presto anche lui con i cavalli da corsa, perché quando aveva 14 anni era andato via dalla Sardegna ed era andato a Merano a fare il corso Artieri. Da lì poi si è trasferito a Milano, credo forse il 76 o il 77, ha preso casa dentro l'ippodromo di San Siro ed è rimasto fino all'inizio di quest'anno. E niente, lì siamo nati io e mio fratello, e io da piccolino all'asilo andavo a scuola e andavo alle medie, vedevo sempre i cavalli, e invece che studiare alla fine ho provato a fare il fantino, e bene o male, ecco, ci sono riuscito un po'. Quindi, ci stai riuscendo alla grande. Sì, oddio, dopo 26 anni diciamo che ci sto riuscendo alla grande, sto avendo un momento in cui stanno andando bene le cose, quindi speriamo che continui così, ecco. Michael, come lo vedi, Sella? Michi. Innanzitutto lo seguivi nelle fiction, seguivi il personaggio di Ciccio nel Medico in Famiglia, o non avevi tempo, andavi a letto presto perché già lavoravi alla fine degli anni 90, con Bruno Grizzetti all'epoca lavoravi? Sì, con Bruno ho lavorato sì, quasi 10 anni, tra tira e molla, avevo iniziato, poi avevo staccato, poi avevo ripreso, insomma, un po' tante cose. E Michi sì, lo conosco da tanto, da piccolo, perché a parte che Pietro è dello stesso paese di mio padre, di Meana Sardo, saluto tutti gli amici di Meana. Anche noi, paese bellissimo. Paese bellissimo, ospitale sicuramente, e niente, poi Pietro è il padrino di mio fratello più grande Giuseppe, e quindi davvero Pietro mi ha visto da quando avevo 3 giorni e fino adesso, ancora lo vedo la mattina, e quindi è sempre un piacere. L'ho incontrato anche a Merano, è sempre un'emozione, perché interpreta l'ippica sempre con grande passione. Che 2022 è stato per te, Sergio? Fai il bilancio già. Ma un grande 2022, perché ho avuto la fortuna di capitare in una scuderia grossa, la scuderia Botti. Ho avuto la fortuna che mi abbiano dato un po' di fiducia, e a quando ci azzecchi, a quando fai male, però ecco, è stato un anno davvero che è stato molto importante per me, forse uno dei migliori che abbia fatto, perché comunque è arrivata la vittoria in lista ed è arrivata la vittoria in gruppo 3, più qualche handicap principale, insomma. Non mi posso lamentare, non mi lamento assolutamente. Quante vittorie? Beh, adesso hai conquistato anche la seconda pattern, qui alla Coppa la sto accarezzando, e ci sarà ancora tempo per incrementare il numero delle tue vittorie, anche perché il 23 riaprirà Varese, pista che ti è molto cara.
Decisamente. Sai essere spietato a Varese, sulla sabbia varesina. Ma è un ippodromo che davvero è particolare, sabbia pesante, insomma è un ippodromo che poi d'inverno, diciamo che è un ippodromo che ti forma, ecco, e noi siamo lì per quello. Sai essere spietato sulla sabbia di Varese, ma anche sull'erba di Varese, chiaramente in inverno si corre sulla sabbia, sull'erba di Varese ha vinto il suo primo handicap principale Sara Del Fabbro. Era il premio, la novella, il trofeo Mondo Galoppo, è la nostra corsa, la corsa legata al nome di questa trasmissione. Sara, il 13 di novembre, ha vinto il premio Primavera, handicap principale, sui 1800 metri della pista media con Voices from War. Ecco le sue emozioni a caldo insieme a quelle di sua mamma Gigliola. Bravissima. Sempre più brava. È di fatti, lei è mia madre, non vale. Allora, grande soddisfazione. Com'è stata? Che corsa, che soddisfazione battere Franky, battere tutti i big del galoppo? No, è stato bello, ho fatto gli admi alla rete, mi hanno detto se riuscivo ad andare davanti, una cosa che a me piace quando mi viene detto così. Mi piace, poi mi hanno detto un cavallo lunga progressione, su questo terreno qui secondo me è difficile recuperare, e così ho fatto, ho seguito gli ordini e abbiamo vinto. Poi c'è anche Roxy a fare il tipo per me oggi. Sergio, per Sara è primavera anche in autunno inoltrato, si è messa alle spalle un incidente serio, la frattura della clavicola per quella caduta del 7 di settembre, è rientrata alla grande, poker il 6 di novembre, poker di vittoria il 6 di novembre, un'altra vittoria molto bella domenica. Vi dà filo da torcere questa ragazzina che non è più una ragazzina ma è una donna molto determinata? Ma sì, decisamente è una ragazza che comunque quando... una ragazza no, è una rivale che quando va in avanti ha questo modo di fare che comunque Cali li lascia fare e alcune volte, anzi più di qualche volta è stato difficile prenderla in fondo perché comunque è una che poi comunque quando i cavalli allungano lei riesce ad andargli dietro bene, ci dà del filo da torcere, ecco. Ti ho ripreso al tondino mentre parlavi con Dario Vargio e notavo che sul retro dei tuoi pantaloni non c'è scritto il tuo nome, come accade per tutti gli altri fantini, ma c'è un nome femminile, Sveva, è un pensiero bellissimo di un papà per la figlia. Sì, decisamente, io ho due figlie, Sveva e Greta, e avevo fatto alcuni pantaloni col nome Sveva e alcuni col nome Greta. Poi quando li prendo, li tiro su, non guardo chi c'è, tanto una per l'altra vanno sempre bene. Anche se adesso ho chiesto di rifare i pantaloni, ho messo le iniziali di tutte e due per non avere problemi, però ecco, almeno le porto tutte e due con me in corsa. Nel Federico Tesio montavi Brigante Sabino, non è andata bene per te, ma questa corsa è stata un po' una favola. Una favola perché ha vinto il fantino simbolo del galoppo italiano, Lanfranco Dettori, con un cavallo italiano, Tempesti, e con i colori, con la mitica giubba della razza Dormello Olgiata, che non aveva mai vinto il premio intitolato alla memoria di Federico Tesio, grande artefice della razza Dormello Olgiata e di tanti campioni, campioni indimenticabili del galoppo italiano. Ecco, sentiamo adesso le parole di Franca Vittadini, che è la signora che ha rilanciato la razza Dormello Olgiata, ma anche quelli di Franky, mitico Franky che dice questa giubba non la tolgo più, poi sentirete anche le parole dell'allenatore di Tempesti, Riccardo Santini. Benissimo, Franca ha dato le istruzioni perfette con Riccardo, fa bene il terreno, aveva un bel punto di riferimento con i tedeschi, ha fatto un spunto per un cavallo che gli piace stare in compagnia, lo dominavo sempre al secondo, però anche se c'è un'incollatura alla fine era sempre in comando della situazione. Quale emozione vincere con questa giubba iconica? Adesso non me la levo più. C'è la Franca, non se la leva più. Veramente. Dovremmo lasciarla, la porta in Inghilterra. È una soddisfazione, io sono italiano, l'ippica è nata qua. E a vincere. La prima volta che la Dorma Loggiata vince Federico Tesio. Esatto, il gran nome di Federico Tesio in più. Per cui oltre a speciale, veramente sono contento anche per il cavallo che è italiano. Italiano che merita, perché secondo noi il derby oggi ha fatto vedere che è veramente un cavallo buono. Signora Franca?
Beh, la corsa non era facile perché i tedeschi avevano una linea molto buona. Speravamo nel terreno pesante che abbiamo trovato, perché a mio parere a Roma il terreno duro l'ha un po' danneggiato, e il cavallo era molto in forma per quello che abbiamo provato 2 settimane a ricorrere. È andata bene e sono molto contenta. Complimenti, complimenti. Ciao. Alla Dormello mancava la vittoria nel Teso e l'avete raggiunta con un cavallo italiano montato da Lanfranco Dettori, il massimo che si poteva forse sperare. In effetti diciamo che fondamentalmente è stata una cosa programmata in tutto il percorso del cavallo. Sapevamo di affrontare il Roma con il pensiero eventualmente al Tesio. Abbiamo avuto anche questa opportunità di avere questa monta e siamo felici. Il risultato è una consacrazione del cavallo, che è sempre corso ad alti livelli. Aveva sempre battuto per dimensione cavalli italiani, oggi mi sembra che ha dato conferma di quello che potrebbe essere il suo valore. Oggi grande festa, un cavallo italiano che emoziona, c'è stato anche un grande boato alle Capannelle quando era entrato primo addirittura d'arrivo. Quali saranno i suoi programmi? Aveva dato la sensazione di poter vincere e purtroppo ricorderemo tutta la vita quel boato che accompagnò il cavallo negli ultimi 300 metri. È stato emozionante, molto, molto. Prossimi programmi, futuro di Tempesti? Ma il futuro di Tempesti ora merita il riposo e vedremo nella primavera quello che potrà fare. Che premio è stato il Federico Tesio? Ma sicuramente è stata una corsa che ha confermato un cavallo che aveva un attimino fatto dubitare, diciamo, i suoi fans dopo aver avuto una piccola defiance che comunque ci sta, Però l'ho visto, insomma, quando hanno allungato, entrando in dirittura, come dicevi, il mio cavallo non ha reagito come speravo anch'io. Loro quando sono passati comunque si sono staccati in lotta e l'ho visto un cavallo cattivo, che sicuramente è tornato un cavallo che l'anno prossimo potrà ancora migliorare. C'è un grande rimpianto però per Tempesti, il rimpianto del derby. Io ero a Roma e ho sentito quel boato, ci ha emozionato il boato. Il boato dopo la curva, con l'entrata in retta di Tempesti primo, poi superato da Ardacan che l'ha fulminato. È un grande rammarico. Scuoti un po' la testa. Sì, perché comunque io mi schiero dalla parte dei Fantini. In quelle corse lì, giustamente, tu devi fare delle scelte. Secondo me è difficile dire, come dicevano qualcuno, perché è facile parlare dalla poltrona di casa, quando sei lì in mezzo a 15 cavalli a 60 all'ora tu prendi una decisione, giusto o sbagliata che sia. In quelle situazioni sentivo dire che qualcuno diceva che poteva aver mosso presto Silvano, però tu già corri di rimessa perché è ripartito col numero brutto e tu devi fare una scelta. A un certo punto, quando il tuo cavallo lo senti che va, lui l'ha lasciato scorrere e ci sta che magari anche Tempesti gli abbia preso, insomma, l'azione subito. Però ecco, secondo me non ha sbagliato più di tanto Silvano e quello gli è rientrato all'interno. Sono cose che succedono. Certo succede in un derby, è brutto, però può succedere sempre. Può succedere sempre. Quindi pienamente assolto Silvano Mulas da parte di Sergio Urru. Silvano Mulas, lo ricordiamo, un fantino che ha vinto il derby di galoppo nel 2008 con Cima del Trionfo, ma ha vinto anche il Palio di Siena, pensate. Tu non ti cimenti nel mondo dei pali? No, io mi cimento tramite amici, perché ho tanti amici che fanno i pali, Fantini e altri amici che fanno i contradaioli. Mi cimento quando c'è da fare magari qualche cena, una volta ogni tanto, piuttosto che qualcosa che riguardi sempre l'appetito, Però non mi piace rischiare nel mondo dei pali, Ecco, quali sono le tue abitudini alimentari? Qual è il tuo piatto preferito? E come ti alimenti? Che dieta segui? Segui una dieta? Ni, non è che seguo una dieta. Io personalmente a pranzo non mangio mai, neanche quando non ho le corse. Perché noi quando abbiamo le corse a pranzo non mangiamo per comunque stare a stomaco vuoto. Però ho preso questa abitudine che anche quando non ho le corse a pranzo non mangio mai. Poi la sera carne, pesce, insomma proteine, un piatto di pasta lo mangerò. Penso ne mangerò 3 volte al mese la pasta. 4? Le lasagne sicuramente sono sempre... Il tuo piatto preferito? Ma le lasagne, ecco. Le lasagne vanno sempre bene. Quindi te le concedi. Ma come fai ad arrivare fino
a cena senza a resistere senza mangiare? No, credo che sia abitudine, anzi adesso faccio meno fatica di magari 10-15 anni fa, perché lì facevo un po' più fatica. Ora adesso ho preso questo andare così e non arrivo a cena bene, faccio colazione e arrivo a cena. Ma torniamo alle corse di domenica scorsa, finalmente a San Siro è andata in scena una corsa intitolata alla memoria di Luciano D'Auria, il diavolone che si è spento a 87 anni, due giorni prima di Natale dell'anno scorso, è stato ricordato con questa corsa sui 2200 metri della pista media. Ha trionfato Babagli, allievo di Marco Gonnelli, portacolori di Massimo Soldati e montato dal giovane Stefano Raimondo Saiu, anche lui reduce dalla frattura alla clavicola. Onore a Saiu e a Babagli. Ecco, Sergio, il grande Luciano D'Auria, secondo te avrebbe apprezzato l'epilogo di questa corsa? E come te lo ricordi? Ma io ho lavorato con il signor D'Auria nel 2006 e me lo ricordo sempre uno che anche lui faceva sempre, diciamo, quadrare la scuderia. La mattina era molto esigente, i cavalli dovevano andare sempre piano e allungavano solo quando c'era da andare sull'erba, questo me lo ricordo, un po' severo. Ecco, ecco come hanno ricordato Luciano D'Auria Dario Vargiu, interprete di Falbrava, Lanfranco De Tori che con Falbrava vinse la Japan Cup il 24 di novembre del 2002, 20 anni fa, e c'è anche un ricordo molto intenso di Bruno Grizzetti, collega di D'Auria, che ha promosso, è stato fra i promotori di questa corsa insieme a Pinuccio Gentilini, noto agente di Fantini Italiani. Ma è stato, guarda, per me è stato un mentore da quando sono arrivato a Milano, mi ha voluto fortemente lui che firmasse il contratto con la Rencapi e mi ha insegnato a montare soprattutto a Milano e poi mi ha insegnato un sacco di cose, potrei raccontare tantissimi aneddoti, è stato quasi un secondo padre. Oggi che emozione, Dario, qua? È un'emozione, purtroppo ci piange il cuore perché non c'è più e comunque lo ricordiamo con tanto onore e con tanta passione. Veramente io l'orgoglio che ha montato Falbrav, c'è anche qua Bruno, amico di Luciano, e un giorno quando sono andato, che ero lì a Tokyo, con il jet lag mi ero alzato alle 5 della mattina e non avendo niente da fare ho dovuto farmi una passeggiata, che c'era lì nel lobby, c'era Luciano, quindi ci siamo fatti una bella chiacchierata, una bella passeggiata di Tokyo e lì abbiamo iniziato a parlare della tattica di Falbrav e poi, sai, è stata una cosa storica che il cavallo ha vinto la Japan Cup. Luciano è stato un grande momento quando io andai a fare il giro dei puleri da Rosati con la Rieti, che allora il signor Sale ci allevava da Rosati, lo chiamai e dissi: guarda, ho visto un puledro meraviglioso. Lui mi ha detto: se ho allenato la mamma riesco a farmelo dare. Così fece, gli fece dare questo cavallo che per lui fu comunque un simbolo. Esatto, è stato veramente un grandissimo cavallo. E lui mi fu riconoscente per tutta la vita, Tornò da me anche negli ultimi anni della sua vita proprio. È stato bello che poi Bruno oggi ha sponsorizzato la corsa dedicata a lui e c'era anche Dario, è stata una bellissima cosa e sempre pensando dei momenti che abbiamo passato con lui è straordinario. Si divertiva, era bello, vincevi la corsa e poi andavi avanti a vincere tutta la serata, andavi a vincere il giorno dopo e era una persona veramente che dava emozioni, regalava gioia a chiunque era vicino. Ci manca. Ciao. Ciao Luciano. È stata emozionante la riunione di domenica. Riavviciniamo le persone al galoppo. Bastano le tue immagini, basta l'immagine che hai alle spalle di Bahia del Sol, la tua vittoria nel premio del Piazzale Memorial Enrico Camici, questa coppa. Richiamiamo la gente negli ippodromi. È lo sport più bello del mondo, Sergio. Ma sì, sicuramente ci vorrebbe sempre più pubblicità, perché davvero a me è capitato anche domenica di far venire un paio di amici in ippodromo ed era la prima volta che entravano in ippodromo e mi ha detto: cavoli, bellissimo, ed è un peccato che non riusciamo ad attirare le persone da fuori, perché davvero io abito vicino a Milano, una decina di chilometri, però questo mio amico che ha 50 anni
e che non aveva mai visto l'ippodromo di Milano, è una cosa che un po' mi lascia con qualche dubbio, perché io comunque l'ho portato adesso la prima volta e lui sicuramente ci tornerà. Se riuscissimo a ampliare questa pubblicità di far venire la gente in ippodromo, penso che una volta che ci mettono il piede una volta poi ci tornano, perché è proprio bello. E chiudiamo con queste immagini che ho raccolto sempre io domenica scorsa. Un bambino è un tuo fan, un tuo caro fan, ha sfegatato, voleva fare una foto con te, l'hai fatta e gli hai regalato anche i tuoi occhialini. È bellissimo vedere le nuove generazioni all'ippodromo. L'Ippica deve puntare su di loro. Riavviciniamo i ragazzi anche. No, decisamente. Sono passato di lì, volevano fare una foto con me con la coppa e questo bambino, mi sembra si chiamasse Mattia, l'ho visto lì, l'unica cosa che potevo fare è dargli gli occhialini, sono corso a prenderli, perché quando poi glieli ho portati l'ho visto con un sorriso davvero esagerato, gli occhi lucidi, perché gli avevo regalato gli occhialini, ed è una cosa bellissima, ecco, quando fai felice un bambino, portarli in ippodromo, portate i bambini in ippodromo, ecco. Ne so qualcosa, perché i miei figli hanno intervistato Lanfranco Dettori. Cosa ti portano i cavalli nei cuori? Beh, tutto, no? Il cavallo è la cosa più bella al mondo, no? Piace quello che faccio, la competizione, l'animale, la gente, il pubblico, essere fuori, è cose più belle, no? È vero? Queste le parole di Franky. Allora, rivolgo a te la domanda che mio figlio ha rivolto a Lanfranco Dettori. Che cosa ti porta i cavalli nel cuore? Entrano nel cuore, perché è una sorta di emozioni che davvero tu, quando tagli il traguardo per primo o quando, insomma, quando fai bene, il cavallo proprio ti gratifica con uno sguardo, con una vittoria. Sia anche la mattina quando vedi che un cavallo comincia a lavorare bene, che prende il lavoro bene, insomma c'è tante situazioni, ecco, che ti fanno innamorare proprio del cavallo in sé, perché il cavallo comunque i cavalli sono come le persone, ognuno ha il suo carattere e quindi con qualcuno ti trovi bene, con qualcuno ti trovi meno bene, però i cavalli, la cosa che ti fanno innamorare proprio i loro gesti. Grazie. Grazie a voi. E grazie anche a voi, cari telespettatori, l'appuntamento con Equus Mondo Galoppo è per la prossima settimana. Arrivederci.